la signorina Pina. E lei il signor Adolfo? Ha indovinato. Ha fatto buon viaggio? Non c'è male. Certo che viaggiare di notte è un po' come... Ma si guadagna una giornata. Sì, questo è vero. Venga, ho la macchina qua davanti. Camminano ancora sti macinini, eh? Benissimo, e poi da queste parti la macchina vecchia fa anche un po' snob. Ce l'ha anche la contessa Lovato, conosce? Lovato? Non mi pare. Lo sportello non chiude molto bene, lo tenga pure fermo con il braccio. Ah. Sapisce lei come va bene questa macchinetta? Sì, quello che è difficile è tenere lo sportello chiuso. Oh! Ehi, Pina, è arrivato? Sì, 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 Sandrino, è lui. Ah, bravo, bravo, onorato. Beh, adesso andiamo là, via! Mi scusi, sa, mi conosce da quando ero grande così. È un semplice, un vero bambinone. Sì, ma c'ha già una mano da ometto, eh? Commissione. Sì. Faccio in un momento. Te cosa vuoi? Io? Niente, perché? Questo è il mio paese. Dai, galli! Cominciamo bene. Te a me non mi piaci mica, sai? Io sono spaccato la testa a uno che non mi piaceva. Aligali! Aligali! Bravo, bravo, sei d'artista, bravo! Provaci mo' a dire che sono scemo. Ma no, tu non sei scemo. Non me lo dici, sei un fifone. Ma io ce lo dico alla Pina che te a me non mi piaci. Digli quello che ti pare, basta che te ne vai. Tu non sei scemo, sei un fio della mignotta, ecco quello che sei. L'ho fatto aspettare? No, no, si figuri. Senta, chi è quello strano tipo curioso che canta... Cucaraccia. Come si chiama? Aveva la mania dei balli messicani e così l'hanno chiamato Cucaraccia. Ah, beh, adesso però si è aggiornato. È un po' picchiato, ma è buono, sa? Qui in paese li vogliono tutti un gran bene. Quando lo conoscerà, piacerà anche a lei. A me già mi è piaciuto.